notte insonne, barba lunga, ossessioni e tormenti. Sono rimasto solo e domenica si va a votare. Grillo ha detto: è finita l'epoca del vaffanculo. Vaffanculo, Grillo. Soltanto io dico ancora le parolacce. Ho ragione o ho torto? Comunque sia, vaffanculo, Grillo. Pezzo di merda, rotto in culo. Ma non è sufficiente perché ancora esisti. Allora, seduto su questa seggiola per il combattimento dei galli, ancora tormentato da questa notte visitata dai vampiri, ho trovato un kit contro i vampiri. Eccolo qua. È l'unica soluzione per liberarci di questi pezzi di merda. Allora c'è la croce contro Grillo, il vampiro grosso e il martello grosso per rompergli il cuore. Questo nel cuore, nel buco del culo e nel cuore. Testa di cazzo, rotto in culo e vaffanculo. E poi, con il mio assistente Stefanini, c'è il kit invece, vedi, già si muove tutto. Crocifisso contro Grillo, contro Grillo, contro Grillo, contro Grillo. Però Grillo ormai... Ed ecco, il kit invece ci dà il punteruolo per il cuore del vampiro più piccolo. Di Maio, Di Maio, Di Maio, quella fighettina di Di Maio, ambrettina Di Maio. Toh, nel cuore ti scoppi il cuore, rotto in culo, finocchietto, no, pinocchietto, pinocchietto, con il tuo cappottino di merda. Ecco, questo è il martello per piantare il punteruolo nel cuore di Di Maio. Vaffanculo, muori. Ecco, questo è, come dire, il modo con cui ci prepariamo serenamente all'ultima notte prima del voto. Voi sapete cosa votare. Abbiamo colpito il cuore di questi vampiri che vogliono succhiare il sangue e il denaro di quelli che lavorano per darlo a quelli che non lavorano. È chiaro che i disoccupati hanno trovato il loro modello. Di Maio non ha mai fatto un cazzo in vita sua. Improvvisamente, 15.000 euro al mese. I suoi ragazzi, i suoi concittadini, che a 32 anni sono disoccupati, magari laureati, vedono lui tutto contento che diventa presidente del consiglio del buco del culo. Presidente del coniglio. Incapace totale. E guarda un po', che perdono in tutta Italia, perdono, perché chi lavora non può votare questi bentecatti, e tantomeno Grillo, dov'è il pezzo di... Eccolo qua, porca miseria. E qui abbiamo anche, vedi, abbiamo anche... L'aglio. L'aglio e l'acqua santa. L'aglio contro Grillo e l'acqua santa contro Di Maio. Morticini. Ma, preso atto di questo, vincono in qualche regione meridionale dove la gente non vuol fare un cazzo e prende modello da loro. Ebbene, vincerete lì, ma perderete tutto. Ridiamo oggi, rideremo anche domani. Eccolo qua. Via Grillo, via Di Maio, addio.